grazie a tutti, io prendo 5 minuti 5. Innanzitutto vi presento, qui con me naturalmente c'è il nostro sindaco, che è inutile che lo presenti, è Luca Zanacchi, l'assessore allo sport, il vicepresidente sportivo Fabio Fedeli, mi dispiace che non c'è il vicepresidente, l'avvocato Filippo Rizzi, e naturalmente Roberto Caccianazzi. Allora, non siamo riusciti a fare niente il 10 dicembre del 2020, la data della scelta della sessione, poi lo spiegherà Roberto. Eravamo nel pieno della pandemia. Il 6 febbraio del 21, il primo giorno che si è riunito il CD, 1921, il CD di allora, eravamo ancora nel pieno della pandemia. Avevamo solo una possibilità questa sera, ovvero l'inaugurazione dello chalet del 1921. Questa è una festa di inviti, saremo anche di più, però in realtà noi il 19 di giugno facciamo l'assemblea ordinaria e alle 15, alle 17 facciamo la festa dell'atleta del 2020, che non abbiamo potuto fare perché eravamo nel pieno della pandemia, e approfitteremo anche, così invito tutti, per premiare i nostri 3 olimpionici che sono in partenza e che, guarda caso, in maniera benaugurale, hanno vinto 2, quelli del canottaggio, gli europei recentemente, e Esteban Farias della canoa paraolimpica ha fatto il secondo alla Coppa del Mondo 10 giorni fa, la settimana scorsa, 10 giorni fa. 100 anni di storia, guardate, per un italiano sembrano pochi, perché con la storia che ha questo paese, è inutile, c'è stato il presidente ieri. Tutti sanno, parlare di 100 anni in Italia non è come negli Stati Uniti. Per noi 100 anni sono una briciola. Gli Stati Uniti, quando tu parli di 100 anni, sembra che ci sia stata la metà della storia degli Stati Uniti, giustamente. Da un punto di vista associativo, sportivo e un po' imprenditoriale, 100 anni sono tanti. E tutti i presidenti che sono qui delle altre associazioni, gli amici, i nostri ex presidenti lo sanno 100 anni quanti anni sono. Io ho scritto qualcosa sul libro e il primo che devo ringraziare in termini assoluti è Roberto, che ha fatto un lavoro di 9 mesi, un lavoro bello ma anche faticoso, andando a reperire cose, documenti, trofei, medaglie, fotografie dappertutto, più di 650 foto. Gli ho garantito la mia prima rilettura di tutto. E vi dico, non è scesa nessuna lacrimuccia, ma qualche pizzicorino vario ce l'ho avuto, nel senso che è stato molto emozionante leggere il libro. Ho scoperto anche che c'era la mia mamma a 17 anni, non lo sapevo, su una foto, nel 1954, non ero ancora nato naturalmente. E molti quindi scopriranno, io vedo qui molti senatori della nostra società, scopriranno cose magari che non si immaginano neanche. Devo ringraziare tutte le persone che poi chiamerà Roberto, che hanno collaborato per fare questo libro del centenario. Ma devo anche ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, magari senza tanti incensi, per fare 100 anni di storia. Io l'altro giorno, insieme agli avvocati, siamo andati a fare una trasmissione anche sulla causa Tamoi per altre cose, ho detto, sarebbe sbagliatissimo che qualcuno di noi o qualcun altro metta sul cappello sulla società Bissolati. Nessuno si può permettere di avere un merito maggiore agli altri. Abbiamo avuto grandi campioni, ce ne sono qui anche stasera, grandi atleti, grandi dirigenti, grandi volontari che hanno fatto tantissime cose, grandi consiglieri, grandi consigli. Non c'è bisogno di fare una scaletta. Io sono consapevole che tutti meritano il nostro grazie di oggi, che abbiamo l'opportunità di essere qui 100 anni dopo a festeggiare un avvenimento come questo. E quindi grazie a voi, grazie alle vostre famiglie. Ci sono sostanzialmente 3 valori Bissolati da sempre, almeno io questo l'ho imparato: sport, giovani e famiglie. Sport, giovani e famiglie sono la garanzia di continuità sul futuro, e credo, l'ha detto ieri Mattarella, l'ha detto spesso il sindaco, lo diciamo a tanti tavoli col Panaton che ci incrociamo in Assocanottieri. Se noi perdiamo di vista questi 3 valori, cominciamo a far fatica a riprenderci,
a riprendere il nostro cammino sulla strada che ci siamo dati come obiettivo, come programmazione. Se invece tutti noi pensiamo che il nostro core business è dato dai giovani, dallo sport e dalle famiglie, probabilmente riusciamo a capire perché ognuno di noi interpreta il nostro ruolo. Quindi grazie a tutti e passo la parola al nostro sindaco. Grazie. Tolgo? Io non sono ancora vaccinato. Ma... No, io sono qua essenzialmente per ringraziare tutti voi e anche il ruolo che la Bissolati svolge. Mio nonno era del 1908 e veniva, a dire la verità, adesso lo dico piano ma non ti arrabbio, andava alla Valdesio. Però, allora, ragazzi, però... E che cosa faceva? Lui era appassionato di sport e di atletica. E mi ricordo che mi raccontava, facevano anche salto in alto, allora era, aiutami Gigi, Fosburgo ancora, no? No, era? Ventrale, esatto. Però mi diceva, tu pensi adesso, dici, ci si allena e sotto c'è il materasso. Ecco, allora invece sotto non c'era il materasso. E quando facevano il salto diceva, io tornavo a casa sbucciato completamente. Però lui... testimoniava il fatto che qui, e quindi anche la Bissolati, ha ragione il Presidente, sono stati luoghi davvero in cui lo sport si è coltivato in maniera fortissima, e anche l'attaccamento al fiume, e anche l'attaccamento al po'. E quindi è una storia bellissima, ed è una storia che dice la storia della nostra città. Però il Presidente prima ha ricordato, ripeto, due passaggi che lui ha fatto. Dove eravamo l'anno scorso? Vi ricordate dove eravamo l'anno scorso? Sì. Allora, io penso questo. L'anno scorso, io purtroppo frequento poco la Bissolati, ma quest'anno ci proponiamo di venire di più. L'anno scorso, però, penso che a tanti di noi siano mancati, tutti noi, si è mancata la normalità dell'esistenza. Le cose normali. E tra le cose normali, che invece sono straordinarie, c'è questa... bellezza di questo panorama che la Bissolati ci offre e queste strutture che sono strutture straordinarie. In realtà questa è una straordinaria normalità e quanto ci è mancata l'anno scorso. Allora io penso che la prima cosa è essere grati di questa straordinaria normalità di una realtà come questa. E allora io penso che valga la pena anche a nome della città fare un applauso a chi l'amministra e a chi la frequenta. Io vi chiedo un applauso adesso a chi l'amministra e a chi la frequenta. E la seconda cosa che ha detto il Presidente è questa, che ci sono le tre parole, sport, giovani e famiglie. E io penso che queste tre parole siano le tre parole che segnano il futuro anche della nostra città. Ovviamente nel futuro della città aggiungerei anche evidentemente il lavoro e l'occupazione come elementi chiave, ma i giovani, le famiglie e lo sport segnano questa città. Ieri, non so se avete visto, avete seguito, per me è stata una giornata che non dimenticherò più, ma penso per tanti di noi è stato così. Ma ieri è venuto fuori come davvero la nostra città stia investendo tantissimo sui giovani, e i giovani portano con loro anche la capacità di generare vita e quindi famiglia. E allora l'investimento che ieri abbiamo fatto vedere, ma ce ne sono tanti altri in città, qua è chiarissimo, qua è un investimento straordinariamente vero, si realizza in maniera eclatante qua, e quindi siamo particolarmente contenti di essere qua, perché vuol dire che anche questo luogo celebra ciò e vive concretamente ciò che noi dobbiamo vivere sempre, un investimento su giovani, su famiglie, su sport. L'ultima cosa che volevo dire è questa, sono 100 anni di storia, però sono profondamente convinto, l'abbiamo capito l'anno scorso, che in realtà poi è importante riscoprirla, perché la storia ci consegna una responsabilità. Come sarà la Bissolati quest'anno e nei prossimi anni, alla fine dipenderà da noi. E tra qualche anno qualcheduno scriverà il libro dei prossimi 10, 20, 50 anni di storia, e questo libro conterà noi, conterà le nostre foto,
e conterà anche come noi abbiamo interpretato e vissuto la Bissolati e in generale la città. E quelle tre parole, giovane, famiglie, sport, e permettetemi, comunità, comunità, come noi abbiamo vissuto l'essere comunità qua alla Bissolati e in città. Disegniamo una storia bella come quella che chi ci ha preceduto ha disegnato e ci consegna. Grazie.